Siamo con Francesca Conte, centrale Libellula Volley Bra. Francesca, allora andiamo un attimino con ordine, perché all'ordine del giorno ci sono tanti punti di cui parlare. Partiamo dalla partita dell'ultima partita che avete disputato sabato a Romagnano-Sesia, la quarta sconfitta consecutiva al tie break, quindi comunque sono arrivati 4 punti nelle ultime 4 partite, però a differenza delle altre un po' di rammarico, perché eravate avanti 2-0 e poi siete state sconfitte 3-2. Sì, diciamo che sono 4 punti che non ci bastano, perché appunto, come hai detto tu, l'ultima partita i primi 2 set bene, siamo riusciti a fare il nostro gioco e a prenderci vincendoli tranquillamente, e poi dopo abbiamo perso un po' di mordente, di voglia di andare a chiudere la partita con un 3-0 che si pensava potesse esserci, invece siamo andati al tie-break e abbiamo perso al tie-break. Quello che ci è mancato è appunto un po' di mordente, un po' di voglia di chiudere, di andare a mangiare tutti i palloni, di non far cadere niente. Peccato. Diciamo che forse rispetto alle altre, alle precedenti 3 sconfitte, sempre per 3-2, dove comunque o prima o dopo, durante, avevate comunque lottato, qui avete lottato all'inizio, poi dopo no. Questo sostanzialmente. Sì, dobbiamo mantenere un livello di gioco continuo e non avere questi sbalzi che quest'anno ci caratterizzano e che non ci fanno fare bene sicuramente le partite. Francesco, io approfitto della tua presenza qui con me, con noi. Per te questa è la tua prima esperienza pallavolistica in Serie B2. Come hai trovato questo campionato? Come è stato il tuo approccio, le tue sensazioni? Sicuramente un altro campionato dal punto di vista della velocità di gioco, però sono contentissima di far parte di questa squadra, di essere in B2 e di provare questa nuova esperienza, perché sono super contenta, mi piace. Allora, adesso la classifica dice che la Libellula è al terzultimo posto, ovviamente per la salvezza diretta bisogna arrivare almeno quart'ultime. È un campionato questo dove ovviamente serve spirito di sacrificio, serve lottare, però comunque questo non manca, perché comunque l'avete dimostrato fino ad adesso, lasciando da parte l'aspetto negativo della partita di sabato, però comunque avete dimostrato di saper lottare. Sì, ed è quello che spero dimostreremo anche nelle prossime partite, e faremo con più voglia, più grinta, sperando appunto di non rimanere in questa posizione. Allora, hai detto prossime partite ed è qui che voglio concentrarmi adesso con te, e poi chiudiamo. Sabato sera alle 21 qui alla Libellula Arena la partita con Ascot Lasagliano, che oltretutto fa venire in mente quella che l'anno scorso fu la finale di Coppa Piemonte, che vide ovviamente la Libellula vincitrice, ma quella è un'altra storia. Questa invece è la storia attuale, partita di B2, che match sarà, Francesca? Sicuramente un match combattuto come tutti quelli di quest'anno. Non dovremo appunto perdere la concentrazione, rimanere costanti nel nostro gioco, fare il nostro gioco e lottare su ogni palla fino all'ultimo, e non lasciarci invece non adagiarsi